Ciao ragazzi, benvenuti in questa sesta ed ultima, sarà l'ultima forse, vedremo, magari però questa qui verrà più lunga delle altre perché abbiamo un sacco di cose da provare, ovvero i giochi. Da installare, peccato. Perché vedete se si installano, parentesi. È quello il problema. Allora, vi abbiamo chiesto di rimediarci un po' di giochi, alcuni di voi ci hanno aiutato, alcuni come al solito se ne sono fregati, alcuni ci hanno provato ma non ci sono riusciti perché magari non andavano passo ad FTP da provare, va bene, abbiamo apprezzato lo stesso. Quello che però abbiamo apprezzato di più è stato il nostro follower Clockworks che ci ha portato tanto di cofanetto. Ci ha portato un cofanetto che include tutti questi titoli che vedete sulle scatole. Ci ha prestato, ha detto che rivuole. Ah, rivuole pure. The Sims Deluxe Edition, vai. Il secondo titolo che troviamo è Need for Speed, non so quale modello, che è Most Wanted. Un modello, che è una macchina. Vabbè, poi ci stanno Tomb Raider, Battlefield, eccetera, poi altro, sì. C'è sta Driver, no, Crazy Taxi. Noi installeremo solo questo, ovviamente noi ce ne avevamo alcuni che volevamo assolutamente provare, tra cui ovviamente Worms, l'ultimo Resident Evil e altri giochi che sono andati in categoria, diciamo, abandonware, quindi sono stati rilasciati free, liberamente scaricabili. Ovviamente però sono liberamente scaricabili così com'era, non è che voi li scaricate e mettete Windows 10 e parte, però noi qui abbiamo il vantaggio. E il vantaggio è di avere Windows 98 e poi noi, normalmente scrollando tra le varie pagine, più di 50, ve lo posso dire, tutti questi titoli, mentre guardavamo facevamo guarda questo, ma questo tu lo ricordi, questo scarica pure questo. Almeno sono diventati 10-12 giochi che dobbiamo andare a inserire, quindi ce l'avremo di lavoro da fare. 10-12 non credo riusciremo a installare, dai, ma adesso proviamo e vediamo. Intanto andiamo direttamente all'installazione. Vai. Allora ragazzi, siamo un po', non mettere uno sfondo un po' meglio. Metti uno sfondo un po' meglio. Ah, scusa. Questi erano wallpaper, background, uno spot. Metti uno sfondo a tema Windows a 98. Tema. Eccolo qua. Oh, un bel quadro con. Sì, però devi fare affiancato. Display sì, center. Sì. No, però aspetta, so. I chiodini. Lo so. Mettiamo installazione Windows. Poi se vede che stai mancando io ste stronzate non ho fatto. Oh, ho capito, ma ci vuole, no? Installazione Windows 98. Che ci abbiamo qua in treccio. Guarda i bei sfondi, se impegniamo però. Adesso vanno a fare foto dall'altra parte del mondo. Qui invece facciamo due schizzi con due pixel. Bosco, applica. Oh. No, sì, però. No, sembra un quadro. Però ragazzi, solo per oggi. No, tu fai così qua. Metti tile. Ah, già, te lo devono mettere una foto singola, una piccola strecciata mia male, la ripeti mille volte. Esatto. Che bei sfondi di merda. Cioè. Dopo diversi problemi che abbiamo avuto nel frattempo, che è passata un'oretta, quindi il lettore CD lo metti, non prende il CD, lo facciamo col coso USB, però l'USB poi si impala la chiavetta, però è TFS, quindi comunque sia non te la vede, da formattare ci ha seccato una chiavetta. Una chiavetta senza formattarla, ma questa. Insomma, dopo mille problematiche e 3000 chiavi, perché ogni volta qui che sfini la chiavetta ti sei scordato le spelle, altro che Mac, qua te devo blu screen e via. Di fatto siamo riusciti, veramente, intanto, che poi un altro problema, che il buon Fabio ha scaricato i giochi Abandonware, l'ha messi su quell'altra chiavetta NTFS perché è più capiente, poi probabilmente non li ha copiati, li ha spostati, quindi di conseguenza inserito qua, l'ha seccata, abbiamo dovuto rifare i download tutti. Di un po' di tutto. Ne abbiamo scaricati una parte e adesso finalmente li stiamo, come vedete, ricopiando sul desktop, dopodiché sì, potremo... Ma perché frizza? Perché ti ricordi che era, la cartella è sempre così, il foglio, lascia fare. Ma ti ricordi com'era il menu qua? Già una partita singola, molto giocatore sul tuo computer. Pure in italiano. Sì. Potevi mettere quante vittorie, crea una squadra. Vabbè, ora. Crea una squadra. Allora, attenzione. Easy Fix. Team. Ci mettiamo. Fabio. Lo staff, vai, metti io, te, Cucciardi. Cucciardi. Poi metti coso, Pollina. Pollina. Mettiamo con l'accento. Pollina con l'accento. Pollina e lo saggista. Che figo leggerlo su un verme. La saggista. Lo Iannello. Ci mettiamo il Cavalli. Esatto. E noi ci metto Tondo. Tondo. Voglio un tondo. Allora, lo schema sonoro è quello predefinito? Allora, abbiamo il tempo. Qui possiamo piazzare una granata su bacon qua. 3 secondi abbiamo detto. Allora, io faccio questo, però dopo c'ho il problema. Tu, poi salti. No. Ti ricordi più come diciamo. No, col doppio back la fa all'indietro. Certo.
Io salto, ma c'è la mina dall'altra parte. Sti cavoli, tanto. Allora metto 5 secondi. Ce l'hai il tempo. Vai, fa! No! Piena la presa. Però tanto mi ha mandato safe e lo ammazza! Grandissimo, grandissimo, la buca! Ragazzi, se non avete mai giocato a questo gioco, se voi siete nuovi del settore, vi consiglio di cercare di giocarci a Worms. Pollina è stato colpito male, perché era figo poi giocare in due sullo stesso PC, all'epoca era questo, sì. La rete non c'era. Le precette. Il problema è che mi manca proprio l'arma per... Ci manca cioè, per arrivarci. Il problema è questo, io forse ce la faccio. No, con spazio non salta, spara. Io poi mi sono scordato tutto, con invio salta. Mi serve il teletrasporto. Io sto uno, poi o mi teletrasporti... Ma che teletrasporti? Io so tu fai esattamente così. Io morirò, morendo esplodo. No, non serve che esplodi. Ah, è morto lui. Ok, e questa adesso è la... Quando muoio, no? Danno, altro danno. Poi gli potrei dare la tomba personalizzata, un sacco di cose. Oddio, allora, grazie. Allora, qua... Sia bene la mia, non è difficile, dai. Ma il vento tira verso c'è fuori. C'è quello spigoletto che ci ho paura pure io. C'è l'assa. Se... E missa male, via. Non è così, andare via subito, ragazzi. E sta scherzando. Che c'è pochi secondi da quando colpisce. Mo fa morire, guarda. Sicuro. Ma tu devi un po'. Oh, qua, senti, io qua ce l'ho. Oh, no, vai su. Mamma mia, paura. Dai, questa è fatta, questa è fatta. Dai, non te sbaglia. Così, così, a bomba. A bomba. Oh. Via. No, mi ha fatto morire uno stagista, mi ha fatto morire. Ma no, via, non sto sì, cinque. Cavolo, sono due volte che gli vanno vicino, mo fanno saltare e casca in braccio, guarda. E poi si semplificherà con l'alleluia. Eccolo, morto. Ah. Guarda come affoga, guarda. Allora. No, poi nasconde meglio. A chi? No, non puoi. No, usa sta... No! Ma perché? Mo come famo? No, Iannella si è ammazzato, ragazzi! Vabbè, però vedi, what's closer, attenzione, ragazzi! Cioè, lei con l'applauso, guarda che roba! Vabbè, comunque ci hanno fatto un favore perché era tosta, perché Iannella ha deciso questa mossa improbabile di lanciarsi. Allora, siamo dopo Worms, lanciamo Formula 1 99, e qui ti levo proprio la tastiera. Guarda, non ce la voglio, allora, facciamo Quick Race. Quick Race, che poi questo era ufficiale, cioè questa, sì, Team Driver Setup, diamo un'occhiata, c'era Mika Häkkinen, ecco, incredibile, ci correva con la McLaren, attenzione, avevamo anche David Coulthard, poi qui c'è anche il mitico Barone Rosso, Michael Schumacher, lo so, il mitico, infatti utilizzeremo proprio lui per fare questa gara, va bene un po' i piloti, no? Ok, abbiamo Eddie Irvine, poi trovavamo, attenzione, il mitico Alessandro Zanardi, quando che poi stava ancora bene, sì, quando stava bene, e vedi il fratello di Michael Schumacher, Ralf Schumacher, troviamo un Damon Hill, attenzione, Frenzen, troviamo di Frenzen, pagamento, come no? Giancarlo Fisichella su Benetton, vedete la grafica della macchina fatta molto bene, e anche Wurz, un altro pilota che purtroppo è andato malissimo, poi c'era il mitico Jean Alesi, che era passato dalla Ferrari prima, c'è andato Schumacher e Pedro Diniz. Poi trovavamo Pedro De La Rosa, un pilota più scarso della Formula 1 mai visto così. E Tora Suzuki Takagi. No, vabbè, attenzione, Rubens Barrichello. Che era la barra questa? Questa qua, la Stewart ancora c'era, con Johnny Herbert. Attenzione, Pani, che in tutta la sua carriera vi posso assicurare che ha fatto solo un terzo posto a Monaco, quando si sono schiantati tutti a Monte Carlo. C'era anche Jarno Trulli, che era comunque un pilota italiano che ha corso per diversi anni senza mai portarsi a casa niente. Badoer, che ancora tuttora, fino a qualche anno fa, era il tester della Ferrari. Marc Genet, anche lui è diventato tester Ferrari, che sanno che fa. Jacques Villeneuve, figlio del mitico Villeneuve, Gilles Villeneuve, colui che ha vinto all'epoca, lui non ha mai raccolto niente, infatti adesso sta a raccogliere la frutta. Riccardo Zonta. Quindi allora, ragazzi, qui... Ma questo che è? Si parte ultimi. Non so i tasti. Sarà eccolo. A Z, no? Sono partito, si parte con AZ. Attenzione, ragazzi, la gara è lunga. Vi dico subito che è un po' pixellosa la grafica, appena appena, qui c'è una staccata abbastanza impegnativa per scendere a sinistra, attenzione, vediamo un po' di derapata, c'è un lungo curvone a sinistra che ci mette sul rettilineo,
possiamo apprezzare la grafica degli spalti. Quando tu poi ci giocavi e c'avevi 12 anni e lo vedevi pure, massa che grafica! Qui si arriva alla staccatona, attenzione, entra aggressivo, un pochettino di cordolo. Simulativo. Sì, molto simulativo, attenzione all'esterno, il passaggio, se ne sfila 3-4, Michael Schumacher, attenzione all'interno, mi chiudono un po' la strada, cordolo. Mamma mia. Questo è il pezzo dove Schumacher va più veloce rispetto agli altri, perché ha un modo diverso di fare, di affrontare le curve. Infatti, come vediamo, sta rimontando bene. La pista è impegnativa, è l'ultimo giro? Sì, è l'ultimo. Ecco, due, però. Non riesco a trovare lo spazio per infilare Coulthard, perché Coulthard si sa che è una merda, bastardissimo, lo posso dire notoriamente. Notoriamente è stato sempre un po' ostico, ragazzo. Ok, Irvine, ora questo ti fa passare. Irvine ti devi levare subito, perché c'ho Häkkinen davanti e mi sto giocando il mondiale. Per favore, Eddie, niente, non ce la facciamo, ragazzi. Vince Häkkinen, secondo Irvine, terzo Michael Schumacher, partito ultimo, grazie mille. Ah, ragazzi, Metal Gear, già il menu è figo. Allora, che facciamo? Modalità normal, dai. Da normal. Ma easy. Easy è troppo. Se giochi da 20 anni. Che? Allora, il video iniziale, mamma mia. Allora, la grafica... È quello che è. Però mi ricordo bene l'inizio. Cosa figa, tu questi giochi, quando li guardavi in questa leva, quando lo vedevi con una grafica pulita. Guarda che grafica. Sì, esatto. Adesso lo vedi, fanno. Massa che sosseria, vero? E invece. Manco Minecraft è così pizzolo. Allora, questo purtroppo non si possa. Ah! Ti ricordi? Questo del Stranishing. Sì, che ti diceva Snake. Certo, in inglese, lo devi mettere in italiano. Ho capito. Allora, il movimento era. Tanto tu lo sai in inglese. Sì, ah, c'erano le sigarette, ti ricordi com'è? Stai un altro. Però c'era pure quella sigaretta. No, c'è l'allarme, ho fatto scattare l'allarme! Corri! Fino a che mi vede, non ha capito che non sei cosa. Aia. Shottato. Oddio. Allora. 20, eccolo. Stanno a modalità di ricerca. Questi vanno in giro, è l'inferno dove stavi prima. No, mo divento invisibile. Mamma mia, che forte. Sì, poi è tremendo questa cosa, no? Quanto erano forti questi giorni. Tu immagina, stai lì, vedi uno, ok, a posto, adesso non c'è più. Esatto. Si è filtrato uno. Però c'era pure l'uccisione quella. Ma quello sta a correre, sta. Quella silent. Quindi scende un altro. Che sta? Passo a Michael Shex. Da sdraiato. Non mai visto. Non puoi avermi visto. Io però così non vedo se mi stanno vedendo. Allora è fatto apposta. Evasione. E poi un attimo durava sta cosa, eh. Oddio. Tarà. No, ti ha visto. Ma questo si gira e te sei morto. No! Oddio. Ma perché fa all'indietro? E lo so che c'è una telecamera che te fermi a guardarle, mi fai seccare così, no? Perché va all'indietro? Oddio, perché fa sta mossa? Ah, perché Snake fa la mossa del serpente. Allora, qui c'è sta una grada. C'è una grada dove... Ti ricordi le cose a distanza di lontano? Sì, qui c'è una grada dove entrare. Però non mi ricordo dove cavolo sta questo, mi vede? No, perché non mi spara. No, sono morto. Snake. Però fammi intanto cercare la grada, dove sta? La grada. Stava qua. Ma perché non c'ho la pistola ancora? Scusa, io ce l'avrei la pistola qua. Di muovere, raga. Senti la chiamata e te fa Snake. Easy fix, man. Easy fix. C'ha il font simile al nostro, eh. È vero. Hai detto, noi siamo, nasciamo da là. Ok. Ovviamente questo mi diceva, le fa. Sì, caro. Ok. Io le tre frecce ti portavano alle tre fazioni diverse. Tu veramente ci avevi spazio per saltare. Con il control menavi, guarda, vedi?
La cosa più bella era, dopo a parte trovavi i gruppi di... La cosa più bella era questa, quando prendevi le macchine, Dillo. fin si fermano. Come Aia. Ma mettono questo sta rubando la macchina, no! No, come si chiama? tutto. Sarà in Dio, no? Sì. Eccolo qua, quando prendevi la macchina, a parte se intruppava da Dio, più andavi veloce e più si dezoomava la mappa. Poi quando acciaccavi la gente, ecco. Ma adesso Mamma mia, facciamo arrivare un po' la polizia. splatter veramente. Sì, sentiste. Allora, riprendiamo dove l'avevo lasciato perché mi hanno arrestato nel frattempo. Che stava abbassando un Un po' il attimo che volume. mi Eh no, passa. stava abbassando il volume. Allora, praticamente sto cercando un po' di Sì, ma persone. non è quello lo scopo del gioco. No, lo so, però adesso, siccome dobbiamo far Fai vedere, frontali. volevo scappare dalla polizia. Poi guarda quanto è bello nascere lavi. Ecco la polizia. Mamma mia! Comunque lei è un gran pilota, eh. Vabbè, dai, non c'ho più la sense di una volta. Eccolo, eccolo! Lo so, ragazzi, queste cose non dovreste vederle. No. Oddio, la polizia! Oddio, la polizia! No, 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 no! Perché proprio mi si attacca allo sportello, mi butta fuori, parti! Niente, mi ha arrestato, ragazzi, mi hanno arrestato di nuovo! No, devo dire. Guarda, però me le scaricavano male. Così. Ok, allora. Ma che Oh, c'è un'arma. Mamma mia, qui faccio una strage, ragazzi. Come si spara? Ah! Già Eccola, già, polizia. già stanno a fare la chiamata. Ma questa è tipo un micro machine, la cosa più bella è GTA. Ale. Oh no, 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 Scendi, scendi. no, 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 no. La cosa più bella è quando esplodeva. Oh, che cazzo! Chi è che mi spara? Ma perché sono a fine a che parte dove stanno i gangsta? Ci stanno i mossi del blocco, guarda! Guarda, 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 guarda! Vabbè, ma che scemi, dai, hanno lasciato il buco, ma Vabbè, che mi sparano, mi sparano. Tra un po' arriveranno. Non so da questo arriviamo con gli elicotteri. Guarda come te. è? Oh, oh, oh! Oddio! Qui devo cominciare una speronà, poi. No, no, no! Vabbè, ammazzo questo. Mamma. Poi c'era una cosa figa, che ci stavano gli auto. Guarda Oh, oh! quanto cammina, Sì, no? sì. Cioè, infatti, se rubavi la macchina polizia, piottavi troppo. Vabbè. Pigliala. Ce la fai a Se prendere la macchina polizia? entravi. Sì, dice Però prova. devi prima ammazzare. Porco giro. Oh! No! Oddio! Uno ho ammazzato. Ah, Ok. sta per fuori, No, ce n'è scendi, scendi! un altro. No, non è questo, non è il poliziotto. Macchina la polizia, ragazzi, e potevo pure. Oh! Potevo pure accendere i Ha lampeggianti. fatto tutto quello che c'è da fare Oh nel gioco. cavolo, oh cavolo! Allora, vedete, questa qui va pure accendere i lampeggianti, a fare col tab. Senti come cambia il suono? Poi se spegni lo vedi? Lo Così è spegnivi? stealth. Andavi sneaky, poi accendevi? E ti spostavano le macchine quando passavi. Guarda quanto piotta sta macchina! Oddio! Ok, ho preso il posto del blocco. Oh, c'era il furgonetto quello gagliardo! Questo La qua! pilota troppo, manco l'ho Oh, io. visto. Questo, aio, Stanno a aio, favore, aio, di scendere, via, 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 stanno. no, mi hanno arrestato, vabbè, GTA 2 ragazzi, se vi capita, giocateci, Se vi capita. no, dai, è troppo bello. I giochi di auto andavano forte una volta, infatti vedete, Need for Speed, eh? Ok, si accende, una volta. Gravicola, no? Questa, Come si siamo chiama sui la livelli di telecamera? Formula 99, è più immersivo, no? La telecamera? Vabbè. No, si è incagliata la macchina. Quando sei in caglia riparti, cioè ripara la gru. Sì, ti aiutava. Ma questo era buono perché per i bambini. Oh, Guarda, guarda. sembra l'isola di Man. Wow! Proprio le macchine, guarda che roba. Ole! Ok, Need for Speed all'epoca me lo ricordavo un po' più bello, questo è un F40, un Ferrari ragazzi, per chi non lo Ma tu conoscesse. ti ricordavi tutto più bello perché lo guardavi con gli occhi di Ho allora. capito, c'avevo l'occhio allora che era una 640, perché obiettivamente potevi dirlo pure all'epoca che prima Vabbè, però tu magari. magari passavi e dicevi, vedi le No, ho luci? sbagliato col freno a mano, non si usa il freno a mano. Oh, Into the Castle. Ok, va bene, Alt F4 per non è Direi che vero. Need for Speed non fa per te. Need for Speed no, Troppo in realtà è simulativo. troppo vecchio, troppo vecchio.
Eh sì, dai, era troppo finto. Io ormai sono abituato a cose un po' più realistiche, quindi. Sono abituato a Ma cosa? dai, quella tastiera destra sinistra, poi visto che. Ma questo si faceva col volante, col side Col. winner dalla mano. Sì, no, sì. Ah sì, è vero, Ah sì. è vero. È un bel pezzo di fango questo, eh. Wescar, sì, Wescar alla fine si è rivelato essere. Ah, devo dire, il coso delle porte F5, cioè avevamo il no, la nostra pistola che equipiamo subito. Questo Questo dall'avanguardia. si vedeva palesemente che andava a spostare Sì. l'orologio. Ma qui adesso manca il coso, qua il coso. Questo coraccio, l'esistenza del Barry è basata sul fatto che deve salvaggirla e alla fine fa la finascia. Tutto il Ma tempo a perché salvare lei il culo. gli piaceva, poi alla fine invece lei gli piaceva Wescar, figaccione, normale. E alla fine lui si è preso un saccoccio. Adesso noi andiamo a trovare il nostro primo zombie, che lo troviamo in questa stanza. Oh, a sinistra di questa stanza, che c'è questo corridoio, questa è l'immagine che ci ha scioccato nel lontano 98. Quindi quando noi avevamo la bellezza di 13 anni. 13 anni, siamo rimasti scioccati da Siamo questa cagati immagine. addosso. Perché tu arrivavi qua e facevi, che ci sarà mai? Che E poi quindi mi facevi entri nella così, nuova vede, poi si no, poi avvicina. succede questo. Oddio. Oddio, e va E indietro, vi e va posso indietro. dire che all'epoca faceva Allora, paurissimo. avevamo la. Sì, ma poi c'era. No, non lo ammazzare, no, c'è il trick Però qua. c'era il video, No, ma eh. esci fuori. C'era Se il. tu Sì, esci, lo lo so. shot a Barry, risparmi È colpi. vero, però c'era il video qui che si girava, eh. Però non è partito. È strano, però ecco, per quello ti cagavi sotto, non era per questo. Insomma, non era perché te devi essere zombie così. Vedi, bel sangue verde, oh. E lui moriva, che c'aveva comunque una bella revolver, che ci ha fatto risparmiare tre colpi, che qui era un macello. Bene, questi sono i giochi che siamo riusciti a provare, o almeno quelli che siamo riusciti a far partire. Purtroppo magari su alcuni c'era da perderci un po' di tempo, purtroppo tempo che noi, come sapete, non abbiamo, però ci tenevamo a mostrarvi questi contenuti. Niente, abbiamo deciso, come vi avevo già forse accennato, di vendere il Project 98, non perché ci sta antipatico assolutamente, ma perché con i proventi dati da lui sarà possibile fare la prossima serie. Vi lascio in descrizione per chi se la volesse battere l'asta che faremo su eBay, quindi calcolate che i soldi che darete per il Project 98 vi arriverà a casa proprio lui, cioè fisicamente È lui, solo lui, un pezzo solo. con tutti i suoi problemi e tutti i suoi pregi. E praticamente ho semplicemente sommato il costo di tutti i componenti nuovi che sono stati messi, quindi tutto il resto viene ovviamente regalato, viene omaggiata la manodopera di Stefano per il raffreddamento a liquido, praticamente andrà a pagare il case, l'alimentatore e pompa, vaschetta, insomma quello che ci è costato per farlo, insomma. Cogliamo l'occasione per ringraziare di nuovo Cooler Master per averci aiutato nella realizzazione, per averci fornito i pezzi con i quali è stato costituito, ovviamente con l'involucro esterno perché l'interno è del 98. Speriamo che anche voi vi siate divertiti come ci siamo divertiti noi nel farlo e soprattutto oggi a giocarci un pochettino. Speriamo che vi è scesa un po' pure la lacrimuccia, come è scesa a noi, a vedere certi giochi, a vedere certi titoli di nuovo rievocati e portati alla luce a distanza di 20 anni di alcuni titoli. È bellissimo, ragazzi. Io non me ne vorrei separare di questo. Infatti, sto facendo una propaganda per fermare Fabio dalla messa in asta su eBay, perché il pezzo unico e funzionante è raro. Lo vorrei tenere per poterci continuare a giocare a questi titoli. Una volta che li ho giocati un po' tutti, allora direi: ok, adesso lo puoi dare, però almeno ci vorrei divertire perché mi hai fatto giocare veramente poco. Sembravi tipo il genitore e ti viene: no, guarda, adesso devi staccare perché sennò ti vengono attacchi epilettici. Capito? Capito? Stai al lavoro, ti metti a giocare. Io capisco che richiamo dalla Formula 1 e dei Ho zombie è più capito. forte, però insomma, capisci. Capito, però ci stanno tanti altri titoli che purtroppo, come ha detto prima, per questione di tempo non abbiamo potuto lanciare perché poi a Abandonware l'abbiamo presi, messi lì, alcuni partono senza installazioni, quelli con l'installazione ok, alcuni non supportano il lettore CD, errori vari. Sì, il problema principale è che stiamo impicciati col lettore CD perché il case non ha la possibilità di metterlo il lettore CD, alcuni giochi con Diamond Tools non E partono quello perché USB è un po' limitato quello quando si tratta di. USB, alcuni partono, altri devono che è Purtroppo so che voi messo. nella concezione dal mondo d'oggi è impensabile, però i giochi di una volta avevano bisogno del CD Dentro. continuo, perché la lettura era continua, perché il gioco veniva letto mentre voi ci giocavate. Adesso come adesso non serve proprio neanche più il CD, viene tutto storato sopra gli hard disk, quindi velocità eccetera, non c'è più bisogno del lettore, però in questo caso abbiamo delle difficoltà per quanto riguarda questo. Comunque detto questo,
Spero che questa serie, speriamo che questa serie vi sia piaciuta, come ci ha appassionato a noi, spero che abbia appassionato anche voi. Qui sotto in descrizione naturalmente lasciateci tutti i vostri commenti, un saluto per chiudere questa serie in bellezza, così chi verrà a vedere il video verrà, che comunque se ci sono tante persone false che hanno lasciato dei commenti falsi dove dicono bellissima serie, bravissima. Quindi scrivetemi qui sotto che cosa ne pensate. Bene, cogliamo l'occasione Va per bene, salutarvi. salutarvi. Allora noi andiamo, ve lo dico già adesso, andiamo in ferie pure noi meritate, sì, meritate l'ho aggiunto io, dal 10 al 26 uscirà qualche contenuto sporadico, vi consiglio, saremo molto attivi ovviamente sui social, quindi usciranno meno video, ma sui social saremo molto attivi, quindi se non vi siete già iscritti su Instagram Vai su Telegram. specialmente vi consiglio di farlo in questo Telegram, momento. Instagram, Facebook. Vai ragazzi, cliccate, cliccate, cliccate. Grazie a tutti per essere stati con noi e ci troviamo alla prossima serie, visto che stiamo all'interno di una serie, quindi alla prossima serie. State con noi. Ciao. Ciao, grazie.